Ci siamo, è partita la registrazione, quindi possiamo cominciare con la nostra esperienza online. Buongiorno a tutti, benvenuti o bentornati se già avete partecipato a qualche esperienza online qui su Tutored. Io mi presento velocissimamente, sono Erika e in Tutored mi occupo appunto di queste esperienze online a 360 gradi. Oggi sono in compagnia di Sara Camurri. Ciao Sara. Ciao, ciao Erika, ciao a tutti. Sara è prontissima e super carica e oggi parliamo appunto, facciamo un tuffo nel mondo del copywriting. E, sono contenta di vedere già qualche videocamera accesa. Io vi invito di nuovo a tutti ad accenderla se vi fa piacere. A me Sara fa super piacere vedervi. Quindi saluto di nuovo Arianna, Giuseppe e Alessia. Grazie per aver acceso la videocamera. La videocamera potete accenderla in autonomia, quindi se vi fa piacere noi siamo super contente, mentre il microfono, per accenderlo potete richiedercelo in chat. Ciao anche Leonora. Potete richiedercelo in chat, sulla quale potete scrivere in qualsiasi momento dell'esperienza, per qualsiasi dubbio, domanda, curiosità, oppure in basso trovate il pulsante reazioni. Nel quale trovate appunto la possibilità di alzare la vostra mano virtualmente, così io posso darvi il permesso di accendere il microfono e ci farà piacere anche sentirvi in caso abbiate delle domande da porre a Sara durante questa esperienza. Quindi abbiamo tantissime cose di cui parlare, tono di voce, brand strategy, come si crea un payoff, ma non vi spoilerò troppo perché Sara appunto ha preparato una bellissima presentazione. Ci sarà un momento interattivo, preparatevi perché insieme creeremo lo slogan per un brand, e quindi preparatevi con fantasia e creatività. Rubo giusto un minuto a Sara per presentarvi velocemente quello che facciamo qui in Tutored, in caso ci fosse qualcuno nuovo per la prima volta qui sulla nostra piattaforma. Ci metterò pochissimo, solamente per dirvi che Tutored è il punto di incontro digitale tra studenti, giovani laureati e aziende. E vuole essere questo punto di incontro nel senso che sulla nostra piattaforma potete trovare tantissime opportunità di carriera in linea con il vostro percorso di studi. Quindi, quando nel momento in cui andate ad iscrivervi su Tutored, inserirete il vostro percorso di studi e, per esempio, se questo è in economia e management, troverete tutte opportunità di carriera e offerte di lavoro che davvero matchano con il vostro percorso, con quello che state studiando e quindi anche con i vostri interessi. Trovate tutte le aziende, nostre partner, che sono quelle che effettivamente pubblicano le offerte di lavoro, ma trovate anche esperienze online come quella di oggi, in cui sia vi parliamo di figure professionali come quella di Sara in questo caso, vi portiamo un po' in anteprima nelle aziende, nel senso vi facciamo conoscere i team, gli ambienti di lavoro, così che possiate conoscere in anteprima un'azienda ancora prima magari di candidarvi. Sono tantissime tra grandi aziende, multinazionali e piccole e medie imprese, start-up, quindi sicuramente se andate a dare un'occhiata troverete quella che più si avvicina alle vostre ambizioni e ai vostri sogni per la vostra carriera. E tutto questo lo trovate sia sul sito sia sulla nostra nuova e bellissima app, ma è una chicca in esclusiva il nostro canale Telegram, ormai nato da qualche mese, ma abbiamo superato i 1.400 iscritti perché i nostri i membri del nostro canale trovano sempre qualche contenuto in esclusiva e quindi sono super contenti di essere con noi anche su Telegram. Quindi se vi fa piacere vi aspettiamo sul nostro canale. Io Sara ti ho rubato anche troppo tempo perché la tua presentazione è super interessante. Io ho visto qualcosa in anteprima ma sono super Non interessata. spoilerare, ok. Basta, basta spoiler, basta spoiler. Quindi appunto, se avete bisogno di qualsiasi cosa, domande, non aspettate, scrivetecele in chat, così poi Sara sarà anche contentissima di rispondere nella sessione finale di question and answers, in cui appunto potete porre tutte le vostre curiosità a Sara e sul mondo del copywriting. Sara, ti lascio il palco. Grazie, grazie. Vado, allora condivido lo schermo così Ah, iniziamo. tutto tuo. Ok. Mi vede, no, non mi vedete, ma più che altro vedete la presentazione, Vediamo la spero. presentazione. Ok, Sì. e mi sentite? Ti Questo sentiamo. invece è importante, direi. Molto importante. Ok,
Allora, intanto grazie di essere qui con me, sono felicissima che siate così tanti, spero davvero che possa essere un momento per voi utile, che possiate scoprire qualcosa di nuovo, comunque qualcosa di utile voi per i vostri studi, per il vostro futuro anche professionale. Oggi cercheremo di scoprire insieme un po' questo mestiere, che è il mio mestiere, quello del copywriter, e quindi vi accompagnerò un po' alla scoperta di questo bellissimo lavoro, di questa professione bellissima, anche come tutte le professioni, anche molto complessa. E sono, come vi dicevo prima, felice di conoscervi. Vi dico proprio due parole su di me, perché mi sembra corretto, visto che mi trovo qui ad accompagnarvi in questa esperienza in diretta, presentarmi quantomeno, quindi veramente meno tempo possibile, ma qualcosina su di me mi sembra doveroso dirvela. Allora, ho intitolato questa slide Le follie del copywriter dall'agenzia alla partita IVA, con questo subtitle Una storia vera, perché è una storia vera, verissima, la mia. E ho giusto sintetizzato qui qualche tappa di quella che è la storia che mi porta a essere oggi ciò che sono. Quindi diciamo che partendo dal percorso universitario, io qui non l'ho scritto, ma lo possiamo dire, insomma, io ho fatto la triennale in lingue, ho studiato lingue e culture europee nello specifico, poi gli ultimi 2 anni mi sono spostata su un ambito più appunto relativo alla comunicazione e e mi sono laureata in. All'epoca il corso di laurea si chiamava Creatività d'impresa. Comunque, mi sono laureata appunto in una laurea magistrale sotto il grande cappello della comunicazione nel 2015 e subito dopo ho iniziato a, diciamo, lavorare, diciamo così, anche se si trattava di stage, comunque con un rimborso spese. Ho potuto farlo subito perché di fatto mentre scrivevo la tesi della magistrale avevo già, insomma, già iniziato a cercare un lavoro, comunque uno stage. Quindi nella mia città ho trovato una piccola agenzia di comunicazione che subito mi scelse per iniziare a collaborare e iniziai subito dopo proprio la laurea. E poi sono stata in questa agenzia circa 8 mesi, dopodiché sono iniziati 2 anni. Alla base, come scrivo qui, di questi 2 anni c'è stato un collezionare frustrazione e insoddisfazione in realtà, perché da ottobre 2015 ad ottobre 2017 non trovavo un posto che facesse realmente al caso mio, che mi facesse crescere, che potesse darmi gli stimoli che cercavo, che mi mettesse alla prova anche, insomma, mi facesse capire se era questo quello che volevo realmente fare. Finché a novembre del 2017, all'ennesimo tirocinio, quindi all'ennesimo periodo di prova di 6 mesi, aspettate che vedo una notifica in chat, ok? E, sì, story of my life, Eleonora, sì, lo so. E praticamente però questo tirocinio portò a un lieto fine, non solo perché, cioè insomma, io sono stata finalmente assunta dopo tanto tempo con un contratto a tempo indeterminato, quindi ok, ma soprattutto perché in questa agenzia di comunicazione in cui sono entrata nel 2017 mi trovavo bene, mi hanno messo molto alla prova, mi hanno puntato molto su di me e questo ha fatto sì che poi ci piacessimo a vicenda, quindi io ero veramente contenta di essere stata assunta e sono diventata la copy ufficiale dell'agenzia, perché di fatto non c'era una figura di questo tipo all'interno dell'agenzia, si affidavano a figure esterne, quindi partite IVA come sono oggi io, piccolo spoiler, ma non avevano nessuno d'interno. Sono rimasta appunto all'interno dell'agenzia e a dicembre del 2019 sono un po', diciamo, sono rinata anche io perché sono diventata mamma, quindi è nata una nuova Sara insieme a Dario, che è mio bimbo. Dopo 5 mesi dal parto, l'agenzia, voi potete capire da dicembre 2019 a maggio 2020 che cosa vi viene in mente in questo periodo. Coronavirus, pandemia, scoppia tutto e io con un bimbo di 5 mesi perdo il posto di lavoro.
l'agenzia in cui lavoravo non regge al, diciamo, alla quantità enorme di insoluti, di fatture non pagate, di progetti che fanno fatica a entrare, dovuti a questo primo generalizzato momento di panico e di lockdown. Perciò in questa situazione faccio una scelta azzardata, abbastanza rischiosa, che però mi sentivo fosse il momento giusto per fare, cioè provo a lavorare come libera professionista, come freelance, e appena Dario, il mio bimbo, cresce un pochino, perché di fatto era ancora un neonato, quindi appena riesco a riattivarmi a livello professionale, che cosa faccio? Provo ad avviare il mio business. Poi, dopo qualche mese, dopo, diciamo, a settembre inizio a muovermi per avviare il tutto, e dopo qualche mese, quando sono riuscita ad avviare tutto quanto, per fortuna, apro la partita IVA e oggi sono qua dopo un anno e mezzo a parlarvene, e ve ne parlo col sorriso perché le cose stanno andando bene, però insomma potete capire che ho fatto una scelta in un momento molto brutto per me, bello perché ero diventata mamma, ma brutto perché avevo perso il mio contratto a tempo indeterminato nel posto in cui pensavo di poter lavorare, ve lo dico proprio così tranquillamente, tutta la vita, e provo questa nuova strada, che era comunque un sogno nel cassetto che avevo, questo sì, però insomma da lì a farlo veramente, questo salto nella mia mente sarebbe passato molto tempo, se proprio non sarei rimasta tutta la vita lì, quasi. E quindi vi dico, adesso sto cercando di capire perché la slide non collabora con i miei comandi, scusate, perché non va avanti. Vabbè, lo facciamo così. Ora, ecco, ora vanno. Sì, uso il mouse, no problem. Certo. Piccolo spazio pubblicità, citazione a Vasco, perdonatemela, ma è veramente piccolo questo spazio, nel senso che dopo queste tappe che vi ho raccontato, vi dico che mi trovate per quella che sono, davvero, perché come mi comunico adesso che sono libera professionista, quindi devo comunicarmi per avere clienti, avere lavoro, è veramente quella che sono, quindi non trovate cose artefatte o fatte per chissà cosa. Sono io sul mio sito, in primis, perché sapete meglio di me probabilmente quanto i siti web siano importanti per qualsiasi brand, e anche un libero professionista, copywriter, digital marketer, social media manager, web designer, qualsiasi libero professionista oggi ha bisogno di comunicarsi con un sito fatto al meglio. Quindi saracamuricopy.com, poi ci sono i miei canali social professionali, Instagram e LinkedIn, che sono quelli che aggiorno, diciamo, con frequenza, con costanza, non come si dovrebbe fare, perché nessuno ha mai il tempo e modo di, però sono abbastanza attiva e mi trovate, ecco, quello era il senso, per conoscermi anche un po' meglio. E detto ciò, sempre usando il mouse, detto ciò è finito il piccolo spazio pubblicità di autopromozione, di presentazione, e passiamo all'argomento per il quale siete qui, cioè cercare di capire che cosa significa essere copywriter, ma soprattutto che cosa significa essere copywriter oggi, nel 2022, in questo contesto. E farei prima una piccola premessa nel cercare di capire perché poi oggi è così richiesta questa figura. C'è un mercato abbastanza florido, sia per freelance, quindi lavoratori a partita IVA, sia per persone che cercano invece di diventarlo all'interno di un'agenzia o all'interno di un'azienda. E io ho scritto il copywriter un alleato prezioso per tutti i brand, e vi spiego adesso un po' il senso di questa headline, di questo titolo. Allora, oggi la premessa è questa, banale, ma dobbiamo partire da lì, secondo me. Siamo tutti sommersi da messaggi, siamo tutti sommersi da newsletter, SMS promozionali, sui social, i post sponsorizzati, le sponsorizzazioni, che più ne ha più ne metta, e abbiamo secondo me un caos informativo e comunicativo, all'interno del quale per spiccare, per far sì che un messaggio colpisca la nostra attenzione, sostanzialmente dobbiamo puntare dove? Al contenuto.
contenuto significa non solo testo, quindi non solo quello di cui si occupa il copywriter, ma ovviamente anche tutta la parte visiva. Quindi la parte copy e la parte visual dovrebbero sempre in tutte le comunicazioni essere in forte sinergia, in forte coerenza tra di loro e valorizzarsi per emergere. Emergere sì grazie alle parole, ma io direi grazie al contenuto in generale. E questo perché, come dicevo, ci dobbiamo un attimo distinguere come brand, diversamente diventa molto complicato per chiunque. Quindi veramente io vorrei farvi riflettere sul fatto che è così ricercata questa figura oggi del copywriter, proprio perché in realtà chiunque oggi ha bisogno di curare i suoi contenuti in comunicazione, che siano aziende datate, grandi, piccole, storiche, che siano startup, quindi nuove, che si affacciano adesso, no, alla loro comunicazione, al loro business, liberi professionisti come la sottoscritta, ma anche associazioni. Io ho lavorato anche per associazioni di tipo ambientalista o altro, e quindi non aziende, e tutte queste realtà hanno di fatto bisogno di curare la loro comunicazione a livello di content, di contenuto, e collaborare con un copywriter professionista, che sia un freelance, ripeto, che sia un dipendente, comunque è la figura giusta per riuscire a fare questo, no? Per arrivare, si spera, a ottenere dei test centrati all'obiettivo, coerenti col tono di voce, argomento che approfondiremo alla fine della presentazione, quindi adesso vado avanti, che siano coerenti, originali, distintivi, che parlino davvero di com'è quel brand e non così come fanno tutti, e che siano anche veramente persuasivi, cioè che ci portino poi a compiere un'azione, no? Quindi che portino le persone che leggono questi testi in questo mare magnum di messaggi a cliccare, a riempire il carrello di un e-commerce, a rimanere quantomeno in mente, ok, alla persona. Non è semplice oggi, nel 2022 non è semplice, ma allo stesso tempo i brand ci puntano sempre di più, quindi c'è mercato anche per la figura del copywriter. Fatta questa, secondo me, doverosa premessa, sottolineando perché è così importante, secondo me, questa figura, capiamo cosa fa, che cappero fa questo copywriter. È normale pensare a questa formula, cioè il copywriting significa scrivere? È normale pensarlo, cioè è normalissimo, ma io vi dico che sarebbe veramente troppo facile. Nel senso, essere copywriter in realtà va oltre questo. E, oddio, scrivere è una delle parti fondamentali di questo mestiere, ma arriva, diciamo, dopo altre importantissime cose, diciamo così, ambiti, skill, se volete, da sviluppare, secondo me necessarie. La prima, l'ascolto. L'ascolto, perché vedrete poi nelle slide che vi mostrerò dopo quanto sia importante per produrre testi realmente centrati con le richieste del cliente o del prospect, quindi della persona che vorrebbe diventare cliente o che probabilmente ci auguriamo diventerà cliente. Testi che si basino sulle reali richieste, quindi sulla base di brief, sulla fase di brief, non solo. Anche su quello che non viene detto. Bisogna diventare un po' degli psicologi, cioè ovviamente sto esagerando, per l'amor di Dio, però ascoltare è fondamentale per poter scrivere in modo che sia soddisfacente poi per il cliente. L'empatia. Al secondo posto ho messo l'empatia, perché secondo me se ci si approccia a questo mestiere con un atteggiamento, un modo di fare, di porsi verso i collaboratori, verso i clienti, empatico, beh, allora i risultati si vedono in testi ben fatti, ma soprattutto efficaci, che soddisfano il cliente in primis e anche il professionista. Poi, terzo punto, la ricerca. Penso sia abbastanza, poi ditemi se non è così, che approfondisco, però abbastanza intuitivo che per scrivere di qualcosa bisogna conoscere l'argomento, quantomeno bisogna essere consapevoli di tanti aspetti che lo riguardano. Voi immaginatevi dover scrivere un articolo su
non lo so, mi viene in mente un esempio a me fresco perché l'ho scritto ieri su, diciamo, gli effetti benefici del prendersi cura delle piante. Bisogna, magari tu per tua indole, per tua vita personale, non sei dentro questo mondo, beh, devi fare ricerca, devi approfondire, non puoi immaginare che queste informazioni ti piovano dal cielo. Il cliente ti dà un brief, ma poi sta a te approfondire, ricercare e poi, quarto punto, studiare. Quindi veramente non si tratta di una conoscenza così superficiale. Per poter scrivere di qualcosa, lo sapete, bisogna studiare. Quindi fasi importantissime che sono proprio poi delle fasi fondamentali per arrivare alla quinta, la creatività. Ok, Aurora ci dice che deve abbandonare. Erika, rispondi tu. Sì, allora Aurora, non ti preoccupare, tanto appunto la diretta è registrata e quindi già da oggi pomeriggio potrai recuperarla sul nostro sito, quindi non ti preoccupare. Ciao Aurora. E Aurora, grazie grazie, per aver anzi, esatto. partecipato. Grazie di Grazie. averci avvisato, è stata molto carina. Sì. E la creatività appunto arriva come quinto punto nella mia lista, perché comunque secondo me prima ci devono essere quelle quattro fasi che vi ho detto. La creatività significa poi stimolare, no, il nostro cervello alla fase operativa, quella della scrittura, in modo che sia, come diceva Anna Maria Testa, che è la guru tipo del per me la guru italiana, quantomeno del copywriting, quindi segnatevi se non lo conoscete già questo nome, Anna Maria Testa, e andate a cercarla ovunque e se siete interessati a questa professione. E la creatività è trovare soluzioni, dice lei, nuove e utili. Quindi cercare di scrivere qualcosa di nuovo, ma anche soprattutto di utile. Questa creatività arriva al quinto punto dopo ascolto, empatia, ricerca e studio nella mia visione. Poi c'è un sesto punto che è l'insight. L'insight è un po' quel momento di illuminazione, epifania, quel momento in cui dici: cavoli, cioè, ho un'idea per scrivere questo testo su questa newsletter o su questo sito, ho un'idea per un nome di un prodotto, no? E me l'appunto, me la metto lì. Questi sono i momenti di insight che poi li rivisiti, li studi e capisci se hanno senso o no. Di solito arrivano qui più o meno, non è che arrivano tanto prima, perché prima devi avere ricercato, studiato, eccetera, eccetera. I ripensamenti, cioè non è che hai, diciamo, già tutto, come dire, centrato, no? Spesso e volentieri torni poi indietro, capisci se le idee che avevi avuto avevano senso o meno, se erano coerenti, eccetera, eccetera. Ripensamenti e rivisitazioni. Poi, ottavo punto, eccola lì, la scrittura. Eh sì, adesso sì che si scrive, si parte con la fase operativa e si scrive, però ecco, ci tenevo a sottolineare questo. Copywriter non è un professionista che sa scrivere bene, è un professionista che sì, sa scrivere bene, ma scrive per ottenere risultati di tipo appunto pubblicitario, di vendita o di promozione o comunque di comunicazione. Perciò tutti i punti che ci sono prima li ritengo veramente importanti. Poi secondo me sul discorso diciamo, di questa figura, sul definire un po' questa figura professionale, andrebbe detto anche che è un solo mestiere che però ha tante diverse sfaccettature, diventa sempre più sfaccettato, no? Perché in realtà oggi siamo nel 2022, in un momento in cui abbiamo avuto tanti investimenti da parte delle aziende, soprattutto anche in merito, cioè diciamo in conseguenza alla crisi da pandemia, investimenti nel digitale. Un esempio su tutti che conoscerete è l'e-commerce, no? È esploso negli ultimi 2 anni. Ma quindi il copywriter diventa, come dicevamo prima, importante. Ma oltre a saper conoscere il digitale, conoscere strumenti digitali, social, quindi saper scrivere per il presente e per il futuro, io sono del parere che non fa assolutamente male conoscere anche le basi della comunicazione e del copywriting in particolare, per quello vi nominavo Anna Maria Testa. I suoi libri, i suoi testi, il suo blog sono datati perché lei è una persona di un'altra epoca rispetto a me e ancora di più rispetto a voi. Ma
quello che dice è assolutamente, e che ha fatto soprattutto nei suoi progetti, assolutamente valido oggi ancora, perché da lì si parte poi per poter scrivere piani editoriali social, testi per siti web, articoli anche per il discorso SEO che abbiano veramente rilevanza, a mio parere. Si parte da lì, quindi da quello che sa un po' di vecchio per noi, soprattutto per una generazione di ancora più giovane della mia, come potete essere voi. Altra questione, secondo me, fondamentale, il posizionamento del copywriter. Allora, lato freelance, quindi se siete per caso interessati, se il vostro sogno è un domani fare quello che sto facendo io, quindi lavorare in autonomia con partita IVA in libera professione come copywriter, dovrete necessariamente capire prima di avviare il vostro business come volete posizionarvi, cioè volete presentarvi come, ad esempio, la sottoscritta che offre servizi orizzontali, quindi tanti diversi servizi di copywriting, dalla scrittura di articoli, quindi una tipologia di scrittura editoriale, a una scrittura creativa, una scrittura di identità, quindi nome di prodotto, payoff del prodotto, del brand, servizi di, noi li chiamiamo appunto di branding proprio e di creatività. Allo stesso tempo io scrivo anche piani editoriali social, quindi post per capirci, newsletter, testi per il sito. Vedete, sono tante tante cose, mi rendo conto, perché la verità, sono tante e anche molto diverse tra di loro. È un nel bene e nel male, io sono questa, cioè io vengo banalmente, avete letto e ascoltato che vengo dall'agenzia, è un mondo, quello dell'agenzia di comunicazione, in cui vedi e fai di tutto, cioè di tutto. Quindi ho lavorato per tanti clienti diversi, da tanti settori diversi, scrivendo testi per mezzi di comunicazione anche opposti, cioè la brochurina del prodotto, la brochure cartacea, il volantino che trovate nella buca delle lettere, ma anche il post social o il testo per un'app. Cioè, quindi capite che cambia parecchio. Io mi sono formata così, sono stata 4 anni dentro quell'agenzia. E oggi ho questo know-how, quindi mi vendo, è brutto, però mi propongo per quella che sono, so fare queste cose. Tanti altri copywriter, miei colleghi, miei concorrenti, chiamiamoli come preferisco colleghi, che magari li avete anche conosciuti, magari li vedete su Instagram, li seguite, non lo so, loro si sono verticalizzati, si sono posizionati con un solo ambito del copywriting. Uno molto importante sul quale ci si specializza oggi è il SEO copywriting, ad esempio. Se l'avete sentito sicuramente, è una verticalizzazione del nostro mondo copywriting, anche il brand naming. Quindi io sono specializzata in questo, voglio lavorare sulla creazione di nomi per i brand, per i prodotti, eccetera. Mi comunico così, oppure voglio lavorare come specializzato nei copy delle email. Va bene. Mi specializzi in quello. Non c'è nulla di giusto o sbagliato, sono scelte. Ad oggi il mercato, vi posso dire, c'è sia per chi si propone come copy, diciamo, orizzontale come me, sia per chi è più verticale. Sono scelte. E detto questo, capiamo un pochino da dove parte tutto il lavoro del copywriter. Parte dal brief, in teoria, perché diciamo, un brief dovrebbe esserci, diversamente se il brief non c'è, Houston, abbiamo un problema, ne abbiamo più di uno. Ve lo dico perché in realtà spesso e volentieri capita che non ci sia, per non parlare della strategia di comunicazione o brand strategy, che dir si voglia, del cliente, cioè spesso è una roba, cioè che è un po' così, un po' campata in aria, e quindi adesso vediamo cosa succede se non c'è. Però partiamo prima da quello che dovrebbe essere. Il brief dovrebbe esserci, il copywriter dovrebbe ricevere un brief che non suona tanto come vorrei che il sito della mia azienda comunicasse con testi belli ed efficaci. Questo, anche questo dovevo scrivere tratto da una storia vera, molto anche ripetuta, perché cioè, voi capite che una cosa di questo tipo, una frase di questo tipo, che elementi mi dà? Che elementi dà al copywriter per procedere col lavoro?
Un brief dovrebbe suonare più in questo modo, e faccio un esempio, questo è proprio un esempio, però per farvi cogliere un po' l'essenza. Ad esempio, siamo un'azienda nata da poco e vorremmo farci conoscere al meglio, comunicando chi siamo, cosa facciamo, coerentemente con i nostri valori, il nostro modo di esprimerci. Vogliamo farlo sul sito, sui canali social, sulle newsletter e sul blog, ad esempio, no? Poi qua ci potrebbe stare Sara, aiutaci a ottenere questo, noi vorremmo questo. Ok, quindi copywriter, Sara o qualcun altro ha già delle informazioni necessarie a comprendere cosa effettivamente fa quell'azienda, quella persona e cosa gli sta chiedendo di fare. Se non arrivano queste informazioni, allora bisogna chiederle, bisogna fare domande, bisogna fare un questionario se c'è bisogno, insomma, qualsiasi cosa pur di ottenere gli elementi che ti permettono di fare intanto un preventivo se sei freelance e in seconda battuta fare insomma questo lavoro che ti viene richiesto, perché diversamente è veramente complicato per un copywriter capire dove andare a parare ed è anche molto rischioso. Poi vi dicevo, oltre al brief, la strategia di comunicazione da seguire, dov'è? C'è? Allora, per capire se c'è o meno, il copywriter ripeto, copywriter che può essere sia d'agenzia che libero professionista, non cambia in questo caso. Deve capire se ci sono le risposte a queste domande. Quali sono gli obiettivi di business del cliente? Quelli della sua comunicazione? Ce li ha chiari il cliente? Sono smart, quindi specifici, misurabili, raggiungibili, realistici soprattutto, organizzabili, no? In uno spazio-tempo? Poi, quali sono gli obiettivi che dovrò raggiungere io con i copy che mi sta chiedendo di fare? Qual è il tono di voce? Se ce n'è uno? Poi vedremo, perché questo è, cioè, tipo una roba che viene molto sottovalutata secondo me, da molti brand, ma in realtà per il copy è fondamentale. E all'interno di quale panorama e di quale background si inseriscono i nostri testi? Quest'ultima domanda ve la spiego perché forse come l'ho messa giù io non è così intuitiva. Intendo dire, fino ad ora il cliente ha collaborato con altri copy? Come scriveva i suoi testi? In quale storico noi ci andiamo ad inserire collaborando per lui, con lui? Chi ha curato fino ad ora i testi del suo blog che adesso ci sta chiedendo a noi di fare? Perché questo fa la differenza, fa un'enorme differenza capire cosa è stato fatto fino adesso e con quale logica. Detto ciò, io ve lo dico ragazzi con grande onestà, senza strategia. Il copywriter scriverà lo stesso? Sì. Scriverà bene? Sì, mi auguro di sì. Però i testi saranno utili a raggiungere l'obiettivo del cliente, a far crescere il suo business? Non credo. Scriverà dei testi efficaci, persuasivi, originali, davvero, però sto dicendo, cioè coerenti con un tono di voce distintivo? Io penso di no. Ecco, quindi la differenza nell'avere o non avere da parte del cliente una strategia di comunicazione definita è questa e fa tutta la differenza del mondo per il risultato finale del copy. Poi che ci possa andare bene lo stesso, perché nel caso del freelance comunque ti fa guadagnare lo stesso perché ti porti a casa il lavoro. Nel caso del dipendente d'agenzia, la tua direzione ti dice che lo devi fare lo stesso, bene, lo fai. E si porta a casa il progetto anche come agenzia e quindi si mette a portfolio e tutto quanto. Però detto che la differenza è abissale in questo senso, quindi sia il brief che la strategia vanno un po' a braccetto come concetti e permettono al copy di lavorare meglio, in modo più sensato e coerente. Ok, io ho finito un po' la parte relativa alla mia visione, perché poi non è verità assoluta, la mia visione di questo mestiere, delle caratteristiche principali di questo ruolo oggi e dei valori che dovrebbe anche poi trasmettere nei testi. E volevo passare a questo concetto, in questa seconda parte, che è quello del tono di voce.
Quindi qui scrivo, è ora di darci un tono di voce, parliamo di cos'è innanzitutto, se magari qualcuno di voi lo sa già, lo ripassiamo, e perché è una parte importante del lavoro del copywriter. Quindi, cos'è il tono di voce di un brand? Io partirei da proprio una definizione spiccia, cioè il tono di voce è un'azienda, è la sua personalità, l'espressione dei suoi valori, delle sue caratteristiche e del suo mood. Azienda, però, attenzione, non è che è solo dell'azienda, cioè il tono di voce è valido anche per un libero professionista, per un'associazione, ripeto, per una startup, per tutti. Io scrivo azienda, ma in realtà è il tono di voce di un brand. Si comunica con i testi, ma ovviamente anche con le immagini. Sempre quello che dicevo all'inizio, copy e visual, ok, fanno la comunicazione. Il tono di voce rende il brand qualcosa di diverso e di altro, non di diverso, di altro rispetto ai suoi prodotti o ai suoi servizi, ok? Quindi non è una comunicazione monodirezionale su vendo computer, vendo telefoni, dispositivi di vario tipo, parlo solo di quello? No, parlo anche di cosa sono io come brand, oppure vendo servizi di copywriting, parlo anche di ciò che sono io come persona, o lo faccio bene o male, lo faccio trasparire dai miei testi. In questo modo il tono di voce umanizza il brand, no? In un qualche modo, e soprattutto rende la sua comunicazione chiara, sempre, questo sempre dovrebbe essere, unica, forte e definita. Quindi io vedo quel post di quel brand, cavoli, capisco subito per come è scritto che è quel brand, non ho neanche bisogno di guardare il logo, capisco che è quel brand. Questo è abbastanza, diciamo, comune se lo portiamo alla mente come esempio di brand famosissimi come, non so, Ceres sui social media, ad esempio. Non c'è bisogno di dire altro. Se io vi dico Ceres social media, subito avete nella mente di voi un tono di voce irriverente, usa le parolacce, fa battute su qualsiasi cosa, compresa la politica. È proprio irriverente, direi io. E Ceres è così, punto. Quindi, soprattutto sui social, ma in generale. Quindi ha un tono di voce estremamente definito e forte, ok? Ogni mezzo poi di comunicazione diventa una declinazione di questo tono di voce, per cui non è che se io scrivo i copy di un cliente per il sito web, poi quando li vado a scrivere nella newsletter o nei cataloghi cartacei di presentazione magari dell'azienda, allora io cambio. No, cioè rimango coerente con quello che si è stabilito essere il tono di voce. Ovvio che, capite bene, su un social, mi posso permettere certe sfumature che non mi posso permettere in un company profile di un certo tipo, più istituzionale, neanche sul sito più di tanto, no? Lo farò, ma lo farò di più sui social media, lo farò di più su queste comunicazioni più smart, più dirette. Ciò nonostante rimarrò sempre coerente. Il legame tra tono di voce e copy è indissolubile, cioè è proprio il copywriter che spesso deve portare alla luce nella mente del cliente la necessità di lavorare sul tono di voce. Spesso nella mia esperienza non ci sono clienti consapevoli, oddio no, ci sono, ma molti non lo sono, ecco, mettiamola così, consapevoli di quanto sia importante lavorare su questo per avere una comunicazione di successo. Quindi cosa faccio? Faccio leva sul fatto che il tono di voce permette, uno studio vero e proprio del tono di voce permette che i testi siano poi efficaci, cioè della serie. Se tu collabori con me perché vorresti vendere di più i tuoi computer che vendi o che produci e vendi, non lo so, bene, allora se non abbiamo definito bene chi sei, come vuoi esprimerti a livello di tono di voce, molto probabilmente otterrai meno risultati. Poi diciamo che non, invece ci sono i casi più, da una parte più fortunati, perché
parti già con le idee chiare come copywriter, dall'altra meno fortunati perché guadagni meno, cioè banalmente non ti viene commissionato lo studio del tono di voce, ma devi seguire quello che ti viene detto, cioè quindi il cliente è già consapevole, magari qualcuno nel suo team marketing ha già sviluppato un tono di voce, magari un copywriter prima di te, eccetera, eccetera, e tu cosa fai? Entri in questo panorama già con dei paletti da seguire, cioè proprio tutte le lavorazioni che farai come copywriter saranno basate sul tono di voce già stabilito. Non potrai andare diversamente, ok? E chiudo questa slide dicendo che nel tempo, cioè niente è fisso e tutto cambia, c'è anche il tono di voce dei brand, perché un brand può decidere di riposizionarsi, di rivolgersi a un segmento diverso di consumatori, oppure può decidere proprio di cambiare in un qualche modo. Dopo rispondo a Giuseppe. E in questo finisco solo il concetto del anche qui il copywriter può aiutare, cioè il copywriter ti accompagna a capire, ok, vuoi cambiare il tuo modo di esprimerti? Come possiamo farlo? E si lavora poi insomma, insieme nella ridefinizione del tono, che badate bene, detta così sembra poca roba, poca cosa, ma cioè è uno dei lavori più complessi insieme al naming, quindi alla creazione di nomi di prodotti, di servizi e di aziende del copy, che il copy possa fare, lo studio del tono di voce è veramente una cosa complessa, quindi anche la ridefinizione del tono può essere fatta dal copy, assolutamente. Quindi il copywriter col tono di voce fa in modo di esprimere un brand sul mercato, sì, assolutamente. Lo esprime sul mercato attraverso un tono di voce che o studia lui insieme al cliente perché non c'è, perché fino a quel momento non è mai stato preso in considerazione, oppure perché è un'azienda nuova, una startup. A me è successo che startup mi chiamassero, mi scrivessero, mi dicessero abbiamo bisogno di qualcuno che ci faccia capire come vogliamo comunicare, cioè noi abbiamo delle idee ma aiutaci a capire, ok? E quindi studio del tono di voce è commissionato proprio come una vera e propria lavorazione a me. Altri casi in cui io esprimo, un po' come scrive Giuseppe, un brand sul mercato che però è già definito, ok? Cioè è già, tu dovrai seguire il nostro tono di voce che è tipo, che ne so, è un tono di voce estremamente distaccato, si devono percepire questi valori, bla 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 bla. E quindi io so già dove devo andare a parare, ok? Volevo chiedere se in chat ci potete scrivere se conoscevate già, diciamo, questo argomento, il tone of voice, che comunque, come hai detto tu, Sara, è fondamentale, perché legandomi anche a quello che ha detto Giuseppe in chat, è un po' l'anima del brand, che è proprio è come si pone, come viene posto, sì. Quindi è una parte fondamentale. Quindi diteci un po' se è una cosa che è nuova, oppure se avevate già sentito parlare. Infatti, sì. Del tono di voce, siamo curiose, perché magari sappiamo che, come hai detto te, Ceres ha questo modo di porsi particolare, ma magari non sapevamo che è proprio una tecnica e che ha un nome e che appunto è il tono di voce. Giuseppe, hai sentito? Sì. Benissimo! No, ma ci sta! Ok, qualcuno sì, qualcuno no. Rebecca chiedeva, il tono di voce può quindi essere definito come la personalità di un brand? Yes, è il modo, secondo me, più semplice, corretto e diretto di definirlo, proprio come una persona, il suo carattere, la sua personalità, stessa proprio formula per il brand, assolutamente. Erika, dimmi se... ok, magari... Giuseppe ci dice di sì, c'è il termometro di Valentina Falcini. Top, citazione, top Giuseppe, sì, questo testo è qua dietro, nel senso che, cioè, è fondamentale come libro quello di Valentina Falcinelli, lei ha fatto proprio un libro e poi c'è questo strumento che lei crea del termometro che aiuta proprio a comprendere i vari gradi che un tono di voce può avere. Marianna infatti dice di sì, che ha letto il libro di Valentina Falcinelli, mentre Grazia ci dice che conosceva questa espressione, quindi il tono di voce, ma non sapeva che
dietro ci fosse tutto questo mondo che hai raccontato e che appunto è tantissimo. Ah, io sono super contenta di quello che scrive Arianna, perché è tutta la parte successiva della presentazione, gli esempi, quindi io sono contenta. No, ci sta, se è un argomento nuovo, a maggior ragione, ma in generale, secondo me, riuscire poi ad avere degli esempi chiarifica un po', no, tutte queste cose più teoriche che uno può ascoltare. Quindi Erika, se sei d'accordo? Certo, siamo pronti. Allora, scusate perché la chat mi sta... Ecco, quindi proprio qui volevo arrivare. Guardiamo un attimo un po' più da vicino l'argomento, cioè... Io vi ho parlato di tono di voce, ma ogni brand poi ha la sua voce, ha il suo target e ha la sua personalità. E gli esempi che seguono sono praticamente come dei piccoli brief, molto sintetici per forza di cose, che ho un po' creato, un po' utilizzato da brief reali, tanto non è un problema, di clienti miei, e... che diciamo vi voglio proporre per cercare di capire un po' meglio il tono di voce, come può poi prendere vita, no? Allora, questo è il primo. Questo cliente, immaginiamoci cliente, Give Me Style è un brand del settore moda, settore fashion, abbigliamento e anche accessori. Si rivolge, quindi chi è il nostro target? Sono ragazzi e ragazze dai 12 ai 20 anni, che seguono i trend del momento e che cercano accettazione, attenzione e inclusione all'interno del gruppo dei pari, perché dai 12 ai 20 si sa che questo è quasi la cosa più importante, no? E lo strumento sul quale il cliente ci chiede di scrivere è una presentazione aziendale, cartacea, ma anche digitale. Banalmente, cosa vuol dire? Un PDF, una versione magari PDF di quella cartacea. Quindi ci dice che il tono di voce col quale scriveremo sarà quello del brand, appunto, com'è? Diretto, dirompente, irriverente e sicuro. Cioè qui il tono di voce è molto ben definito, ok? E magari, se ci immedesimiamo nella cosa, può essere anche un tono di voce studiato da noi che poi andiamo a scrivere i testi. Quindi, se il mouse mi sì, ok? Quindi io ho voluto dare un esempio di questo, cioè in questa presentazione aziendale potrebbe esserci scritto questo ad esempio. Quindi stile giovane ma con le idee chiare come headline o titolo. Siamo una realtà giovane come te. Esprimiamo i trend del momento senza paura di osare come te. Ti proponiamo il meglio dello stile a prezzi accessibili perché sappiamo che è questo ciò che vuoi. Ecco perché abbiamo la presunzione di affermare che presso i nostri punti vendita e sul nostro shop online troverai tutto quello che cerchi e succederà, vedrai. Questo è proprio un piccolo testo, cioè una presentazione aziendale non può diciamo concludersi così, ovvio, però è un'idea di come questo tono di voce, di questo brief può essere applicato dal copywriter in modo, diciamo, coerente quantomeno, no? Altro esempio, un mondo diversissimo, quello degli omogeneizzati, con questo brand che si chiama Close. Close è un cliente che ci chiede di scrivergli le newsletter che sono dirette a future mamme, ovviamente, e neomamme, visto che il loro prodotto sono gli omogeneizzati. E ci dice, noi vogliamo essere comunicati come rassicuranti, empatici, emotivi. Ok, bene. Come fa il copy? Cosa scrive? Potrebbe scrivere, ad esempio, nuovi omogeneizzati Close, naturalmente sicuri. Ciao Sara, nella newsletter, no? Apri l'email e leggi questo. Ciao Sara, i primi sorrisi, i primi sapori, i primi passi, le prime parole, le sue scoperte quotidiane. Tu le vivi con lui e noi le viviamo con te. Per questo vogliamo comunicarti una novità che, ne siamo certi, ti piacerà. Abbiamo creato una nuova linea di omogenizzati alla frutta biologici, completamente naturali, senza aggiunta di amido, perché quello che vuoi tu per lui è il meglio e noi ci impegniamo per offrirtelo ogni giorno creando prodotti sicuri, genuini e nutrienti. Scopri la nuova linea 100% naturale, per te c'è un codice sconto del 15%. Quindi chiamata finale all'azione, perché qua stiamo parlando di una newsletter, quindi l'obiettivo è
clicca, vai al mio e-commerce e sfrutta questo codice sconto, che è un altro modo di persuaderti a cliccare, ovviamente, e compra qualcosa, compra uno di questi nuovi omogeneizzati biologici, eccetera, eccetera. Ma come arrivo a quella chiamata all'azione così diretta? Ci arrivo con quel tono di voce, con un racconto vero e proprio vicino a te, che sei o in dolce attesa, o sei diventata mamma da poco, o comunque sei una neomamma. Un ulteriore esempio di un altro settore, ho voluto proprio spaziare in settori in cui ho lavorato io, per farvi anche capire quanto il bello di questo lavoro, e anche il difficile, vi assicuro, è immergersi sempre in mari nuovi, sconosciuti e molto diversi tra di loro. Questo brand Living produce, commercializza arredamento. Il target sono gli interior designer, ma anche il consumatore finale come azienda, rivenditore o come privato, quindi io che voglio cambiare, per dire, il divano. E lo strumento sul quale vedremo applicato l'esempio sono dei post social. Il tono di voce è un tono di voce molto settoriale, esclusivo, ma non così alto da essere percepito come inaccessibile, no? Comunque un posizionamento alto, e non so se guarda, non so se chiudete gli occhi e pensate un po' come comunicano nei loro magazine queste tipologie di brand, vi viene in mente solitamente una comunicazione abbastanza, diciamo, che vuole dare l'idea di esclusività. Infatti, vediamo degli esempi di questo brief, possono essere per i copy post Facebook e Instagram, ad esempio: lasciati ispirare dall'eleganza di un tavolo effetto marmo, perfetto per superfici ampie che regalano un'atmosfera magica all'ambiente. Lasciati ispirare, poi magari mettiamo il link ovviamente alla pagina di prodotto del sito del brand e ci mettiamo una bellissima foto di questo tavolo effetto marmo. Quindi sempre l'importanza del visual, non dimentichiamola mai. Il copywriter lavora sempre tenendo conto anche degli aspetti di grafica, anche se non li fa perché non è nelle sue competenze. Oppure un divano retro all'interno di uno spazio moderno, il tocco di originalità che fa la differenza. Scopri i nostri consigli di arredo per abbinamenti sorprendenti, link alla pagina, ok? Su LinkedIn possiamo magari parlare dei nostri prodotti di arredamento in un modo un po' meno diretto, un po' più formale. Ad esempio, effetto marmo per un tavolo dalle superfici ampie, la sicurezza di un ambiente che si fa notare. Lasciati ispirare, nell'interior design gli abbinamenti inediti fanno la differenza. Scopri i nostri consigli. Vedete che è proprio sempre quel tono di voce lì, ma leggermente più formale rispetto a Facebook e Instagram, fermo restando che LinkedIn è un social, quindi posso parlare comunque in modo molto diretto, ecco. Ultimo esempio, però ci tengo perché queste lavorazioni per un copywriter sono le più ostiche, cioè il B2B. Il B2B spesso e volentieri come parla al mercato di riferimento in modo istituzionale, soprattutto se parliamo del settore della meccanica come Motorway, ok, cioè soprattutto se vogliamo parlare di una pagina di prodotto, come in questo esempio. Ho volutamente inserito queste cose perché questi elementi per farvi capire che in realtà non è sempre così stimolante il lavoro del copywriter a livello creativo, perché comunque magari devi portare avanti anche progetti molto tecnici o molto B2B e istituzionali o addirittura tecnici. A me è capitato e sono molto difficili, soprattutto in agenzia avevamo molti clienti B2B veramente a volte gli ambiti sono iper complessi da capire dall'esterno, però ci si arriva sempre con l'aiuto anche spesso e volentieri del cliente. Quindi l'esempio potrebbe essere questa pagina di prodotto che apre così: riduttori ortogonali, performance e durate mai viste. Poi continua la descrizione del prodotto. Il contenuto tecnologico dei riduttori ortogonali della serie B consente un eccezionale rapporto performance-durata. Particolarmente versatili, trovano applicazioni in diversi contesti industriali e civili. Ottimi il rapporto qualità-prezzo e coppia-peso, anche quando correlati alla pressoché inesistente necessità di manutenzione.
a seconda dell'applicazione, disponibile la versione in ghisa XY e la versione in alluminio XY. Ecco, cioè non è un testo wow, però è il testo che ci ha chiesto il cliente, quindi è quello che dobbiamo fare. Se siamo freelance, perché bene o male lo abbiamo accettato, altrimenti cioè, diciamo, possiamo declinare. Se siamo dipendenti, lo dobbiamo fare se così ci è stato, diciamo, detto dal cliente. Quindi volevo proprio spaziare negli esempi. Questo spero di avere un pochino anche aiutato. Arianna, dici in chat se ora è più chiaro con gli esempi che abbiamo visto. E tutti fateci sapere un po' il vostro feedback, anche perché appunto abbiamo visto diversi ambiti, anche molto, moltissimo lontano fra di loro. Bene, e anche nel copywriter deve essere proprio questo, appunto, nel saper anche studiare e fare le ricerche giuste per capire. C'è un lavorone di... Ah, una mano alzata, Alessia, ottimo. Ti mando la richiesta per attivare il microfono. Mi sentite? Ti sentiamo, ciao Alessia. Ciao a tutti, ciao. La mia era una domanda più specifica per Sara, in realtà, sì. Dato che comunque io sono una laureanda magistrale in ambito audiovisivo, e mi chiedevo se tu nella tua esperienza comunque lavorativa avessi mai avuto a che fare con dei clienti appunto in quest'ambito, perché comunque mentre parlavamo comunque di tono di voce, questa roba qui mi è venuto subito in mente come comunica Netflix, per esempio, no? Soprattutto sui social network, che poi in realtà è molto differente magari da come comunica su LinkedIn, che è molto più formale, molto più tecnico, diciamo. Invece sui social utilizzano un po' più di, diciamo, una comunicazione un po' più giovanile, ecco, Sì. utilizzando... Esatto, e se nella tua esperienza magari avessi avuto a che fare con dei clienti del genere, perché io sarei interessata a quel mondo lì, ecco, perché quello è il mio campo. Ok. Cioè, intendi proprio se ho lavorato per questo settore, Sì, diciamo. questo settore in Ok. No. generale. Allora ti dico, Alessia, no, ma magari però mi piacerebbe, perché no, nel senso mi piacerebbe, cioè deve essere comunque un settore che magari punta molto anche su questo, visto il servizio, però no, Ok, purtroppo non fa nulla. no. Non mi è Sarà capitato. magari occasione in futuro, Sara, chi lo sa, no? Esatto. Sì, esatto. Allora, Arianna ha detto che è tutto molto più chiaro, perfetto. Poi Rebecca ci ha detto che gli esempi sono stati utilissimi, soprattutto perché appunto hai fatto vedere diversi target e diversi toni di voce sulla base del settore. Giuseppe, anche lui ha detto molto più chiaro e che è anche per lui la prima volta che si interfaccia con questo argomento. Daniele invece si riferisce all'ultimo esempio e ti chiede: il testo così tecnico è frutto di un lavoro di ricerca tuo autonomo o il materiale ti è stato fornito o solitamente viene fornito e poi l'hai, diciamo, sviluppato in un secondo momento? Bellissima, utilissima, giustissima domanda. questo aspetto è importante. Grazie, Daniele. Allora, il cliente di solito quantomeno collabora nel darti il grezzo, cioè nel senso che la base, la traccia, io personalmente la richiedo praticamente sempre se c'è qualcosa anche di vecchio che però è ancora valido, lo chiedo al cliente, cioè che ne so. Hai un catalogo di questo prodotto, visto che devo scrivere la pagina del sito, magari hai qualcosa di cartaceo che posso tenere come traccia, soprattutto se è così complesso. E qui, sono onesta, la risposta non è sempre sì, certo, tieni, cioè, a volte, diventa più un dovere proprio sviscerare, per quello dicevo, sembra quasi un lavoro di psicologia a volte, perché il cliente magari fa tanta fatica a dirti certe cose, devi un po' cercare di stimolare, perché se non hai le informazioni, non sempre te la cavi con una ricerca autonoma, soprattutto in settori molto tecnici, come dicevi tu nella domanda che ti leghi all'ultimo esempio. Io ti dico, bisogna cercare di insistere e le basi si trovano di solito. Allora, alla domanda di Giuseppe e di Rebecca la lasciamo alla fine, perché ora passiamo alla parte
importante, diciamo, interattiva. Comunque, sì, sì. Mi sono segnata la domanda, non ti preoccupare, e anzi ho visto anche qualcuno, Daniele, che ha scritto correggeremo l'esercizio di GoodStick, certo. Quindi, ah, sì. Certo, sì. Certo. Non ci facciamo mancare niente, quindi tra un pochino vedremo anche appunto tutti i commenti che sono stati lasciati sotto al post sulla nostra pagina Instagram, in cui appunto abbiamo chiesto di creare un payoff per un ghiacciolo. Sì. Che sarebbe sì, molto sì, bene con questo caldo. In questo mamma modo. Mia! Sì, sì, perfetto, infatti, bellissima idea. Esatto. Perfetto. Ok, allora, sì, se vuoi, Erika, facciamo prima comunque, proviamo col payoff che avevo pensato. Sì, sì, sì. Per la... Ok. Allora. Ok, allora qui l'idea era quella di pensare ad un payoff per un brand cliente partendo sempre, come vi dicevo, dovrebbe esserci un brief, anche più stringato, però dovrebbe esserci, e più possibilmente più dettagliato possibile, ma qui stiamo facendo un'esercitazione tra di noi, quindi va bene. E quindi l'idea è proprio quella che io vi do un brief che lo leggete, quindi è scritto e vi rimane lì, e voi pensate a un testo, ok? Quindi il brand cliente di questo brief si chiama Cheese, come quando non cheese solo il formaggio, ma cheese quando ci viene richiesto di fare cheese nelle foto, perché questo cliente fa un servizio di stampa online, sicuramente insomma ce ne sono tanti, non penso che sia qualcosa di fare qualcosa di semplice, non riduttori ortogonali, quella robaccia lì. E quindi il target sono consumatori finali dai 20 ai 50 anni, quindi diciamo un po' chiunque in questa fascia d'età, e il tono di voce da seguire per questo testo è emozionale, empatico, smart, quindi abbastanza diciamo fresco, giovane e diretto. Lo strumento che dobbiamo, sul quale ci immaginiamo di leggere il nostro testo è o diciamo uno slider in home page, quindi di un sito, quindi diciamo proprio un titolo, ve la voglio semplificare il più possibile, un titolo, comunque un testo in una home page di un sito, quindi molto rilevante, cioè comunicativo, lo vediamo subito, oppure un testo valido su qualsiasi mezzo, non vi do vincoli. Trovare un payoff al brand Cheese significa cercare di pensare sempre un testo che vada proprio sotto al nome. Cosa significa? Che anche se va non sotto il nome, ma va in un page del sito, va comunque, dovrebbe essere il più sintetico possibile. È il difficile del copywriting è questo. Cioè semplificare per riuscire ad ottenere efficacia è difficilissimo, e anche chi lavora dal 2015 o anche chi lavora secondo me da molti più anni di me fa fatica, quindi tranquilli, è normale, ma è proprio quello che in realtà un buon copy fa. Quindi comunichiamo in modo coerente col tono di voce del brand che abbiamo letto com'è il valore della stampa delle foto in un mondo pieno di gallerie digitali sullo smartphone, ok? Perché di fatto le salviamo tanto in formato digitale, ma magari non le stampiamo queste foto, no? Poi, così, input, è sempre meglio presentare due proposte minimo al cliente, non 100.000, questa è un'esercitazione, quindi è libera, ragazzi, però non 100.000 nella verità delle cose, del lavoro, ma neanche una, ecco, di solito sono due o tre, diciamo, proposte. Ok, Erika, se vuoi aggiungere qualcosa, il brief sarebbe questo. Perfetto, allora pensate un pochino a quale potrebbe essere appunto il payoff o il headline sì. per e poi se volete molto volentieri ce lo direte insomma con anche il microfono aperto, altrimenti anche in chat. Mentre loro pensano un attimo, ti faccio una domanda io, Sara. Ma c'è differenza fra payoff e slogan o sono la stessa cosa? Ok, domanda tecnica, giusto, però cavoli.
No, c'è differenza perché il payoff è quello che dicevo prima, nel senso è sempre la frase, la frasetta che banalmente noi ci vediamo piazzata sotto al marchio e sotto al nome. Quindi Barilla, dove c'è Barilla c'è casa, tutto lì perché è classico esempio. E invece lo slogan è qualcosa che si può discostare, cioè può cambiare in base alla necessità contingente, diciamo, della comunicazione, ecco. E questa specifica qui la volevo poi, cioè comunque è corretto chiederla, ma è anche in merito a poi al ghiacciolo, perché dopo vediamo che lì tornerà un po' questa cosa, perché ho visto dei commenti in cui in realtà c'è, cioè, magari giusti tutto quello che vuoi, però è come se fosse altro rispetto al payoff, ecco, e lo volevo solo dire poi più avanti. Giusto, anche perché il payoff, appunto, essendo quella piccola frase sotto al titolo, deve essere molto contenuta. Assolutamente, e poi è anche lì una cosa, cioè, veramente difficile da creare per il copywriter, così come il nome e tutto quello che deve, in poche parole, comunicare l'essenza, no? E per questo in queste slide ho messo esercitazioni, nel senso anche un testo che non sia un payoff, perché mi rendo conto che va bene ugualmente. Tra l'altro dopo vi faccio vedere anche degli esempi che avevo prodotto io, così magari ci confrontiamo, non perché sono i miei, ma per farvi degli esempi pratici, insomma. Certo. Allora, vediamo se iniziano ad arrivare le prime idee. Che tra l'altro, parlando di idee e di creatività, era arrivata una domanda molto bella, che ti anticipo. Ilaria ti chiede se e come cerchi di allenare il tuo processo creativo, magari sfruttando comuni attività quotidiane, che penso sia una domanda super interessante. Sì, bellissima. Allora, questo non ero preparata, Ilaria, cioè, no, nel senso, no, in realtà è molto, molto, molto personale la risposta. Quindi, no, personale nel senso che Sara Camuri ti risponde una cosa, ecco, e un altro copy ti risponde un'altra. Io anche, sai cosa, Ilaria, da quando lavoro in libera professione sono più libera, tra virgolette, in questo senso, e quindi posso anche sfruttare il fatto che se io, per risponderti, se io stacco da qualcosa, sto pensando tanto e non mi viene quel cavolo di testo come deve venire, io stacco completamente, ma proprio vado a farmi una passeggiata, cioè faccio tutt'altro, magari se riesco stacco anche dal computer e dalla tastiera, e sembra banale, ma a me conta, se riesco mi muovo fisicamente, non dico che faccio chissà cosa, ma magari anche solo veramente muovere le gambe camminando. E questo mi stimola un po' il processo creativo. Di solito se dopo un'ora torno lì, magari c'è qualcosa di nuovo nella mente, anche se non me ne rendo conto, anche se non ci ho pensato, ok? Sembra strano, ma è così. Altre tecniche, diciamo, non ne seguo, nel senso, io sono una che ha molto anche l'abitudine di, magari, non so, mi apro Pinterest, mi apro tanti siti di advertising che esistono, che mi stimolano la creatività, vedo cosa hanno fatto i concorrenti banalmente. Per me sono tutte fonti di ispirazione costanti, perché dico, ah cavoli, questa idea può tornare utile per questo mio cliente, ovviamente la cambio, cioè sia chiaro. Certo, no, certo. L'ispirazione può arrivare da tantissimi canali, sicuramente, ora correggimi se sbaglio, anche studiando un'azienda o un settore, piano piano la creatività, diciamo, viene un po' da sé. Ovviamente se io non conosco un settore come quello, per esempio, degli omogenizzati, non sono neanche spinta ad avere idee magari diverse, innovative, quindi facendo anche ricerca, piano piano la creatività viene un po' da sola. E sicuramente anche, come hai detto, le passeggiate aiutano, perché fuori ci sono tanti stimoli, diciamo, fuori, anche non accorgendocene, insomma, riceviamo tanti stimoli. Sì, è un po' come quando dici, non mi viene magari il nome di quella cosa, poi non ci pensi e dopo 2 ore è un po' quel concetto, funziona a volte anche con la creatività applicata al lavoro. Poi non è così per tutti, però la maggior parte copy o grafici, insomma, applicano un po' questa cosa del ok, non mi viene niente che mi soddisfi, che ok, ci riprovo dopo aver fatto altre cose.
Poi c'è chi va a cucinare, chi continua a lavorare su un altro progetto perché magari è dipendente. Io in agenzia non è che potevo andarmi a fare la passeggiata, però potevo chiudere quel progetto, andare su un altro e tornarci dopo. Non so se... Certo. Allora, magari rimettiamo la slide con le indicazioni. Vedo la prima mano alzata di Giuseppe. Diteci voi altri, sia accesi che non in chat, se siete pronti, se avete qualche idea, se volete anche voi intervenire con il microfono acceso. Intanto, Giuseppe, ti mando la richiesta per attivare l'audio. Perfetto. Ciao Giuseppe. Ciao. Io ho creato una piccola frase, però ora mi rendo conto che è sbagliata perché dovrei comunicare il valore della stampa delle foto. Sì. Però ho scritto questo, molto breve. In un mondo dematerializzato, materializza i tuoi ricordi. Stampa le foto con noi per ricordare ogni tuo sorriso. Ok, scusami, non ho solo... Se mi puoi ripetere la prima parte, che mi sono persa, proprio okay. Ti sento un po' lontano. Sì. In un mondo dematerializzato, materializza i tuoi ricordi. Stampa le foto con noi per ricordare ogni tuo sorriso. Anche perché c'è... Ricordare ogni tuo sorriso. Ok, scusa, è perché perdevo proprio le parole in audio. Beh, in realtà stai comunque dicendo, cioè, che appunto noi facciamo questo e stai cercando comunque di valorizzarlo, quindi non lo vedo assolutamente scorretto. Non è sicura, cioè, tra l'altro l'hai contestualizzato in un mondo, ok, come dici tu, in un mondo che non è fatto di stampe, no? E secondo me è corretto, l'unica cosa, sì, è un testo che è quasi tecnicamente una body copy, cioè una spiegazione, non è diciamo in lunghezza forse lungo tutto qua, però non è che sia, diciamo, fuori brief, cioè è corretto. Bello, mi è piaciuto il in un mondo dematerializzato, materializzato. Infatti contestualizza molto fa risaltare. Molto bello. Grazie Giuseppe per aver condiviso con noi la tua idea. Allora, poi ci hanno scritto Aurora. Ho una premessa, ma Aurora non ti preoccupare, non c'è bisogno. Dice, partendo dal presupposto che non sono del settore, ha pensato a questo slogan, payoff, Digital Volant Printed Manent. Molto, molto bello. Mi piace, al di là del piacere, nel senso che è un bello slogan, lato creativo. E diciamo che anche qui, vedi, cioè in poche parole sei riuscita comunque a trasferirmi il valore e lo trovo comunque vicino al tono di voce che abbiamo delineato, cioè emozionale, empatico, smart, diretto, forse non tanto emozionale. Ecco, forse non mi suscita così tanta emozione rispetto magari anche a quello che abbiamo visto prima, che era lungo, sì, però cavoli, emoziona. Però da un punto di vista, diciamo, creativo e anche come proprio tipologia di testo, quindi molto breve, con poche parole, è efficace, quindi complimenti. Brava, molto, molto interessante. Fabio invece ci scrive, stampa ricorda sorridi, oppure stampa per sorridere i tuoi ricordi. Stampa ricorda sorridi è una formula di payoff molto utilizzata, quindi anche qui complimenti, nel senso che i tre elementi, tre parole o tre verbi che dir si voglia, con la virgola, è proprio una formula molto diffusa e di solito molto efficace. Ti dico tre cose, stampa, ricorda e sorridi, cioè quindi c'è l'elemento di impatto, l'elemento empatico, l'elemento emozionale, top direi. Invece stampa per sorridere ai tuoi ricordi, secondo me perde un po' questa caratterizzazione dell'essere così smart e così diretto, è sempre valido, però sceglierei il primo a occhi chiusi. Bravo Fabio, grazie. Allora, Anita ci dice, rendi indelebili i tuoi momenti migliori, oppure un'altra possibilità, la bellezza di toccare con mano i tuoi ricordi. Due possibilità che fanno leva su sempre il discorso del loro servizio, del cliente, quindi centrato, ma la prima non ti passa forse un tono di voce così emozionale ed empatico, la seconda, cavoli, toccare con mano i ricordi, sì che mi emoziona, perciò sceglierei la seconda, ma entrambe valide.
Perfetto. Allora, Eleonora ci deve salutare. Grazie. Ciao, per Eleonora. Ti ringrazio anche a te, Sara, per grazie. Il tuo intervento. Sì. Non ti preoccupare, Eleonora, tanto ci sarà appunto la registrazione se vuoi vedere quest'ultima parte. Allora, Sara ci propone cheese emozioni per sempre, oppure click e stampa emozioni, ferma emozioni in un flash, i tuoi sorrisi su carta. Sara si è cimentata in un vero e proprio esercizio di payoff, quindi più complicato, perché questo è proprio, no, quello che dicevamo prima, cioè questi sono potenzialmente dei payoff, quindi è veramente complicato. Però, stavo guardando, ferma le emozioni in un flash, i tuoi sorrisi su carta, ecco. Perché nel payoff deve un po' esserci, come dicevo prima a te, Erika, tutto in pochissime parole. Quindi è veramente complicato, però è molto coerente col brief, quindi Sara per me è già, cioè, bravissima. Però direi gli ultimi due sono più coerenti col tono di voce e mi dicono un po' tutto. L'ultimo in particolare, i tuoi sorrisi su carta. Molto bello, molto, arriva molta emozione, diciamo, appunto, quindi... Poi c'è la parola carta, quindi ti esplicito subito, cioè perché cheese, non, cioè, ti esplicito subito questo, quindi è anche proprio chiaro a livello di comunicazione. Ottimo, ne sono arrivati tantissimi. Giada ci dice, stampiamo i tuoi ricordi più belli per continuare a farti sorridere. Praticamente il concetto del ricordo e del sorriso è giustissimo, che tornino tra tutte le proposte, perché poi vedrete, l'avevo poi messa anche io, cioè è corretto. E stampiamo i tuoi ricordi più belli per continuare a farti sorridere. Sì, possiamo anche togliere il continuare per renderlo più... Stampiamo i tuoi ricordi più belli, sorridi. Cioè proprio cerchiamo di asciugare, ma il concetto va benissimo. Allora, forse questo più un headline, non lo so, dici te Sara, di Giulia, i sorrisi di chi ami, la storia della tua vita, tangibili sempre tra le tue mani, tocca con mano, non solo con un dito. Questo è più, ancora di più, un body copy, si dice, nel senso una spiegazione, no? Un testo più esplicativo, che però Giulia comunque l'ha messa giù in modo comunque emozionale, ok? Ecco. Sicuramente è un testo più esplicativo, oltre che, però è coerente col tono di voce. Ottimo. E col brief. È arrivato anche qualcosa in inglese, quindi per essere un po' international. Mariana ci dice freeze your moment, print it out. Freeze your moment, print it out. Sì, molto, 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 come dire, smart, molto diretto. Non lo so se... Forse poco emozionale e forse un po' troppo diretto, però è molto bello a livello creativo, cioè assolutamente. Niente da dire, poi in inglese, quindi infatti. Ci mancava il payoff in inglese. Allora. L'inglese è molto, molto, molto d'aiuto in certi casi, quindi... Ecco. Forse magari fare un po' attenzione perché, per esempio, se questo payoff per l'italiano, freeze, magari ci dà molto l'idea di qualcosa di freddo, quindi va un po' in contrasto. Quindi anche lì, usando l'inglese, c'è forse anche uno studio un pochino più attento per vedere di... Sì, esatto. Cioè, stavo tra l'altro scusami se sto andando avanti, ma ero curiosa. Michela scrive, ready, set, cheese, stampa i tuoi ricordi con noi. Sì, è molto molto bello questo secondo me e anche molto in linea, nel senso che ready, set, bene o male il target lo può comprendere, cheese è il nome e giochi anche sul verbo, stampa i tuoi ricordi con noi, è molto chiaro cosa facciamo. Tornando al discorso che facevamo su freeze your moment, print it out e anche in realtà su ready, set, stiamo attenti per sempre anche a chi parliamo, perché dai 20 ai 50 siamo sicuri che tutti a 48 anni ci saltano fuori, scusa, cioè proprio capiscono subito ready, set, cheese, oppure capiscono subito freeze your moment, rischiamo di perdere una fetta di pubblico, tutto qua. Certo, ci vuole sempre un grande studio, appunto, come abbiamo detto, per tutta... Sì, un bilancio tra la creatività e gli aspetti più creativi, più pragmatici, che ahimè un po' ci tagliano le gambe, così.
Perfetto, allora leggiamo gli ultimi. Arianna ci dice: payoff, concretizza i tuoi ricordi, e invece come headline tu catturi il momento, noi te lo restituiamo su carta. Non lo trovo, ah sì, concretizzi i tuoi ricordi, headline, tu catturi il momento, noi te lo restituiamo su carta. Tu catturi il momento, noi te lo restituiamo su carta, metti al centro la persona, parli in prima persona, gli dici proprio tu, quindi è efficace di solito in comunicazione. E restituiamo su carta, forse non so se tutti, tornando al discorso della pragmaticità, capiscono cosa vuol dire restituirlo su carta, però mi piace la formula, cioè tu catturi il momento, noi te lo stampiamo comunque. Esatto. E payoff, concretizza i tuoi ricordi, forse è un po' troppo generale anche qui il verbo concretizzare. Allora, poi vediamo un po' l'ultimo di Giulia, credo di non averne perso nessuno, insomma. Un tentativo per l'headline, pronto a sorridere all'ennesima foto che per pigrizia sai già che non stamperai, non questa volta. Pronto a sorridere all'ennesima foto che per pigrizia sai già che non stamperai? Sì, è sicuramente molto diretto e molto quasi irriverente, no? Non alla Ceres, ma quasi. Quindi potrebbe essere considerato, faccio sempre la parte del cliente, anche quello rompipalle, potrebbe essere considerato troppo, ok? Però non è scorretto. Tra questa l'altro, è una delle tante alternative che mandiamo. Tanto poi, cioè, l'essere troppo irriverente lo intendo come che si discosta un po' dal tono di voce che dovremmo seguire, ma sono sfumature, quindi a volte magari dai, tra tre alternative, anche quella che spinge un po' di più sul qua la parola pigrizia è forte, cioè a livello di comunicazione mi stai dando del pigro, bene o male, non lo so che non lo stai dando così diretto, però... Sono sempre quei concetti che nel copywriting tendono un po' a dire no, se dobbiamo rischiare di togliamolo, però ci sta magari cercare di proporlo. C'è una sola proposta, secondo me, Erika, che abbiamo saltato, che è quella di Alessia. Esatto, quella di Alessia, quindi stampa i tuoi sorrisi e sfoglia i tuoi ricordi. Ecco, a proposito di... ti rispondo, Alessia, facendoti vedere le... Aspetta, si vede, vero, la slide? Sì. Facendoti vedere le mie idee. Praticamente la prima era stampiamo i tuoi ricordi, perché no, i file non sono la stessa cosa. La seconda era stampiamo le tue foto, perché con le emozioni non c'è device che tenga. E la terza era istantanee di emozioni da sfogliare, per davvero. Quindi sfogliare sicuramente per me l'avevo anch'io pensato, quindi sicuramente promosso ed efficace, perché... rimandare a delle immagini nella mente delle persone proprio quotidiane, come lo sfogliare. Da quant'è che non sfogliano più le persone? Scrolliamo, facciamo così con le dita sui dispositivi, ma non sfogliamo più tanto, e quindi ci torna un po' la voglia di magari fare un foto album sul portale di Cheese, per dire, no? Quindi ottimo, sfogliare, ottima scelta secondo me. Perfetto, allora tantissimi grazie per averci scritto in così tanti, quindi... Grazie veramente. Sì, non ce l'aspettavamo, però invece sono arrivate tantissime idee, quindi siamo molto contente. E quindi ora forse Gustik, Sara? Cosa, scusami? Sì, sì, tanto io, guarda, chiudevo con... da copy, fammi chiudere solo col gusto della citazione, perché ho questa mania... No, vi volevo riportare solo, veramente chiudendo, ci sono parole come le conchiglie, semplici, ma con il mare dentro, che è una frase di Alessandro D'Avenia, che è uno scrittore contemporaneo, e perché veramente volevo farvi passare il fatto che la cosa più complicata del mestiere di copywriter è semplificare in modo che però dentro ci sia il mare intero, come riescono a fare in natura certe cose tipo le conchiglie. Quindi era questo il senso. Bellissima frase, Sara, davvero, molto molto bella. Grazie. Allora, grazie intanto appunto per tutto quello di cui ci hai parlato. Grazie a voi. Ragazzi, allora, non so se c'è qualcuno che appunto aveva commentato sotto, ecco, i nostri post su Instagram. Ora vi faccio vedere, vi condivido insomma
Ah, ok, grande, intanto io bevo. Brava, riposati un attimo, ragazzi, fateci sapere appunto se qualcuno aveva commentato sotto a questo post che vi faccio vedere insomma sotto forma di PDF, e, lo vedete? Sara, vedete lo schermo? Perfetto, quindi qualcuno, se qualcuno appunto aveva visto questo post, noi vi chiedevamo di inventare appunto un payoff slogan per questo ghiacciolo molto carino, arancione come tutoring. Allora, il brief, diciamo, le indicazioni erano: immagina di dover ideare lo slogan per il ghiacciolo Pustic, e le informazioni principali erano il gusto all'arancia, gli ingredienti biologici e il fatto che lo stecco fosse piantabile e quindi per dare una seconda vita a questo prodotto. Quindi se c'è qualcuno che ha commentato sotto al post, fatemi sentire in chat oppure se volete prendere Sì, la più che parola. altro perché ragazzi erano talmente tanti commenti che Tantissimi, è stato il dovete dirmi qual era il vostro perché no. un po' con più commenti sulla nostra pagina fino ad ora, quindi è stato un contenuto super apprezzato, come appunto il ghiacciolo in questo periodo di caldo Tra l'altro sarido. Non qui so da voi, ma a Milano fa un caldo che non si può neanche spiegare. Francesca ci dice, aveva commentato, ottimo. Francesca, aspetta, andiamo a vedere se recuperiamo il commento. Allora, Sì. ne ha scelti appunto alcuni perché commentarli tutti dovremmo fare altre tre esperienze online, quindi Sì. Più commentarli che tutti. altro stavo anche pensando appunto che qui. Non... Ah, guarda, però è una delle prime e sei uscita subito, Francesca. Perfetto. Go stick, il gusto che si pianta, Ciao giusto? Giulia, che intanto scappa. Ciao Giulia, grazie per aver Ciao, 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 cioè. E ora sarebbe ancora de magna. commentato. Comunque, ok, go stick il gusto che si pianta, secondo me. Tra l'altro, volevo solo dire questo, qui vedete che non abbiamo in questo gioco, diciamolo così, non abbiamo il tono di voce, ma in realtà, cioè, non è esplicitato come ho fatto io nelle slide, ma in realtà abbiamo, cioè, già un nome che ci dà un po' l'idea, go stick del tono di voce, poi soprattutto uno stecco piantabile che dà una seconda vita al prodotto. Quindi in questo slogan mi aspetto che ci sia soprattutto il valore di questa cosa stranissima che fa questo ghiacciolo. Quindi giusto il fatto che anche Francesca, ad esempio, volendo prendere questa sua idea, dice il gusto che si pianta, cioè il fatto che faccio leva su questo terzo punto, lo stecco piantabile. L'unica cosa è che il gusto, cioè, gusto è un po' troppo ampio, ok? Come termine sotto questo prodotto, se me lo immagini in comunicazione sotto questo prodotto, ok? Però fare leva sullo stecco piantabile, secondo me, è la cosa più bella e sensata che si possa fare per questo prodotto. Allora, prima di passare a commentare gli altri, ti interrompo un attimo perché Giuseppe ha una richiesta, visto che è stato anche con noi attivo, ci chiede se possiamo rispondere alla sua domanda perché poi deve scappare. E lui ti aveva chiesto se per un laureato triennale in economia qual è il percorso delle competenze da sviluppare per diventare un copywriter. Laureato triennale ok, stavo pensando quello che mi aveva chiesto, ok, in economia. Allora, non so, nel senso che non essendo, no, nel senso, cioè, non avendo fatto un percorso in economia, faccio, ovviamente non è materia che ti posso dire, quello che ti posso dire è che forse rispondo anche, scusate se rispondo anche magari ad altre domande, però non è il percorso di laurea che vi allontana, se è questo che volete fare nella vita, potete autoformarvi anche a spese vostre, quello che però ci si arriva. L'unica cosa è sporcarsi tanto le mani e auto, secondo me, formarsi. Perché dico questo? Perché anche io che ho fatto, vabbè, 3 anni di lingua, ok, 2 anni di comunicazione, comunque non mi hanno insegnato il copywriting, non mi hanno insegnato come farlo. Veramente l'ho imparato sul campo e facendo anch'io tanti corsi di un cioè, di livello alto, nel senso per cercare di migliorarmi e imparare al meglio e anche autofinanziandomi. Poi lì ognuno ovviamente è libero di fare le sue scelte, però in questo senso le opportunità ci sono di formazione.
e non è tanto secondo me la laurea che ti può, quindi perché no, anche dopo una triennale in economia, ovvio che è un altro mondo, cioè questo mi sembra abbastanza, ancora più un altro mondo rispetto alle lingue, che bene o male te le porti con te se vuoi fare il copy, perché io scrivo tantissimo in inglese, ok? E quindi avere questa skill sul curriculum è importante, non l'ho detto, ma cioè, bisogna essere abbastanza a livello alto con l'inglese, perché comunque serve. Certo, infatti c'erano anche, si erano accodate diverse persone alla domanda di Giuseppe dicendo io invece filosofia e lettere, e credo che sia un po' generale, magari non c'è ovviamente un corso di laurea specifico per diventare copywriter, ma sono anche competenze che appunto una prende sia sul campo sia con magari corsi fuori dal percorso accademico, che sono un pochino più focalizzati su questo. Ahimè sì, è così, cioè a me in Italia perlomeno non... Esatto, quindi ok, Giuseppe è scappato, speriamo di aver soddisfatto diciamo la sua richiesta, quindi possiamo aumentare qualche altro payoff, che qualcuno è arrivato anche in chat, Anita ci ha scritto che lei aveva commentato sì. Ghostic, a questo punto non so se è Ghostic, quindi che rimanda anche a gusto, oppure Ghostic. Ah, ok, sì, io, sì. Okay. Così buono che piace anche al pianeta, e Sara ha commentato, mi piace molto Anita, quindi... Così buono che piace anche al pianeta, ok, perché c'era anche un così buono che piace anche alla Terra, secondo me però allora era Anita, sì, è lei, alla fine pianeta, Terra, ok, perché sto scrollando nel mentre, e... diciamo che è così buono che piace anche alla Terra a livello creativo, o al pianeta a livello creativo, secondo me è molto valido, ottimo, veramente. E l'unica cosa è che non hai, diciamo, né il verbo piantare, né il nome stecco, né piantabile, qualcosa che mi faccia capire in che cavolo di modo poi vado a parlare di terra, ok? O di riciclo, di bio, cioè è un po' troppo, è fin troppo creativo, ecco, perché torniamo al discorso che a volte ci vengono chieste cose che abbiano però anche un riscontro più pragmatico. Questo ovviamente è un feedback molto, cioè, generale, così. Non posso parlarne per 2 ore, volendo farei un discorso ad Anita in solitaria, però è molto, veramente molto carino a livello creativo e valido, per l'amor del cielo, cioè è solo... Ok, allora io volevo salutare Alessia che ci deve... Ciao! Ciao, grazie mille Alessia. Direi l'ultima, vedo una mano alzata, quindi ti attivo l'audio, Daniele, e poi passiamo alle magari ultimissime domande che ti hanno fatto in chat. Certo. Daniele, ti è arrivata la richiesta? Forse no. Faccio un po' sapere. Ah no, ci deve... No, un altro Daniele. No, tranquilla. Allora, vediamo se ora ti è arrivata la richiesta, Daniele. Intanto saluto l'altro Daniele che ci deve salutare. Ok, no, Daniele non riusciamo a attivare l'audio. Vediamo se... Vediamo un po', Daniele, se riusciamo. Altrimenti aveva scritto anche in chat, il suo era molto simpatico, però vediamo. Sì. Ci resterà di stecco. È giocare sui... Intanto che proviamo a capire se riesce a giocare sui modi di dire, i doppi sensi, è sempre una via, una delle vie, di solito delle proposte, se viene qualcosa di decente che abbia senso, come in questo caso, lo si propone. Se poi il tono di voce magari è istituzionale, anche no, ma in questo caso no, questo ghiacciolo non mi sembra così istituzionale, via. Quindi mi piace molto e ovviamente andrebbe accompagnato al solito, la solita spiegazione, cioè cosa vuol dire, però fa sorridere, è fresco come un ghiacciolo, quindi va bene. Perfetto, allora rispondiamo alla domanda di Arianna, che la vedo ancora qui. Sì. Se vuoi, Arianna, se vuoi anche intervenire semmai con l'audio. Allora, lei ti chiede quali sono i consigli per un buon copywriting nella redazione di articoli, okay. Che credo di aver letto, anche, avevi già scritto, è il tuo campo, giusto Arianna? Sì.
Ok, e quindi articoli, immagini intesi come articoli poi per ad esempio blog aziendali oppure articoli, ok, articoli che vengono diffusi online, immagino, Mi mando la ok. richiesta per attivare l'audio, dimmi se ti arriva. Perfetto, Sì, mi è arrivata. Arianna. Sì, sono articoli per blog online. Cioè, al momento, per esempio, sto facendo un internship per un'azienda che ha una libreria online di articoli di stampo sanitario, per esempio. Quindi un linguaggio molto scientifico, però l'obiettivo sarebbe quello di rendere le persone partecipi di far capire in parole spicciole quello che è, insomma, l'ambito molto più complesso della sanità. Ok, guarda, capisco anche per esperienza personale, anche per questo ambito, contrariamente a quello che mi aveva chiesto prima l'altra ragazza, per Arianna invece sono anch'io abbastanza dentro, nel senso che ho lavorato parecchio e soprattutto per articoli di blog, quindi capisco e capisco anche la difficoltà, cioè perlomeno non so tu, ma io, ecco, e allora diciamo che consigli non ne ho se non quello di cercare di capire quanto addentrarsi nel medichese nello specifico, perché poi ogni brief, ogni diciamo, cliente poi ti trasferisce un brief. Io non lo so tu quanto devi andare dentro alle questioni in questi articoli, però non ho, diciamo, consigli così generici, anche perché se tu mi dici che comunque lo scopo è cercare di fare comprendere in modo un po' più semplice queste questioni, cerca sempre di metterti nei panni di chi legge che non è di quel settore. Questo consiglio banale, ma sempre semplifica, ma mi viene anche da dire non troppo, perché comunque di solito queste realtà di questo settore tendono comunque a volere una certa tecnicismo e profondità. Quindi in bocca al lupo. Per me è sempre stato complessissimo, però ce la possiamo fare. Se mi viene qualcosa di più specifico come consiglio, lo scrivo a Erika e te lo faccio passare. Volentieri. Bene, grazie Grazie a te. Arianna, sai dove trovare sia noi che Sara? Sì, Allora, appunto. Magari con la pancia piena mi verrà, che ne so. qualche illuminazione. Allora, chiudiamo direi con Zara che ti chiede se hai delle letture e libri da consigliare che ritieni fondamentali per addentrarsi in questo bellissimo mondo del copywriting. Sì, ce le ho e mi piacerebbe, però sai cosa? Non mi ricordo tutto così, cioè due o tre me li ricordo nome e autore, ma non riesco ad andare oltre, ne avrei altri, ma Erika, volendo, cioè li posso scrivere in un Allora, secondo momento. Non so come condividerli con tutti, per quello te lo chiedo, però allora, se vuoi volendo. magari dire i primi due che ti vengono e poi Sì. magari mi fai avere qualche nome in più e possiamo Ok. Allora, mandare. per il discorso che facevo del conoscere comunque i grandi del copywriting, anche di una certa, però importanti, Il mestiere del copywriter, il titolo, è autrice Anna Maria Testa, è quello che mi ha fatto innamorare a me di questo lavoro e che mi ha fatto capire davvero che cavolo è, anche se è ambientato in epoca, diciamo, differente da quella digitale. Poi Valentina Falcinelli, relativamente, stavo guardando se riuscivo. Valentina Falcinelli, con quello che diceva anche Giuseppe prima, sul Esatto, tono di termometro. voce. Vabbè, ma tanto è l'unico libro che ha scritto, quindi Valentina Falcinelli, scrivetevi tono di voce, è il libro. È piccolo, piccolo, ma denso di significato. E in generale Valentina Falcinelli come persona da seguire ovunque, oggi, come guru, subito come guru di oggi, cioè è l'Anna Maria Testa di oggi. Adesso le do un merito iper, però sempre Anna Maria Testa, Le vie del senso, molto molto utile. Ottimo. Piccolino, vedete, però anche qui ci sono un sacco di esempi, molto utili. Perfetto. Allora, poi vi manderemo qualche altro nome senz'altro, Sì, anche perché vi perché ne manderemo ho. una mail con anche la registrazione e così appunto potete. Siamo rimasti in pochi, ma tanti, perché è passata più di un'ora e mezza, quindi io sono molto contenta, spero anche tu, Sara. Sì, contentissima. Soprattutto voi che siete stati con noi fino alle una e un Davvero, grazie di cuore.
Ora vi lasciamo al vostro pranzo, spero un pochino, cioè ricchi di spunti, di idee, magari se questo è quello che volete fare in futuro, spero che vi sia davvero stato, insomma, utile. Quindi io vi ringrazio tutti, Sara, grazie mille. Grazie a voi, grazie di cuore. Super, magari, chi lo sa, ci rivedremo in una prossima esperienza online. Rimaniamo possibiliste, sì, assolutamente. Certo, quindi tanto a settembre partiremo con un sacco di esperienze online, ora tra pochino ci saranno tutti in vacanze, quindi ci stopperemo un attimo, ma da settembre super carichi con tantissime esperienze online, quindi ci ringraziano tutti in chat. Grazie a voi ragazzi, a tutti quanti. Grazie, io vi aspetto nelle prossime esperienze online e vi auguro un buon pranzo. Ciao a tutti. Ciao, ciao Erika, ciao. Ciao. Ciao.